Eccomi qua. Beh, che aria tira da queste parti? Ma come? Non hai sentito? No. Aria di novità. Veramente? Ma ditemi tutto, non tenetemi con il fiato sospeso. Sai, si dice, insomma, C'è nell'aria. che si ritorna. Che significa si ritorna? Dove si ritorna? E quando si ritorna? Si ritorna dai bambini, proprio da loro, a scuola, nei giorni di scrittore in città. Veramente? Mi state dicendo che noi, con le nostre storie, con cose che abbiamo da raccontare, possiamo ritornare da loro e portare un po' di aria nuova? Proprio così! Vedi tutti questi libri? Tutte queste pagine fresche di stampa, svolazzanti! Altro che io vedo! Non vediamo l'ora di dare fiato alle storie. Davvero? Pensa un'intera ora d'aria noi e i bimbi insieme. Non sarà mica una di quelle cose dette così, un po' tanto per dire, un po' campata per aria? No, 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 è già tutto deciso. Ok. Noi cerchiamo le storie più belle e interessanti e ci prepariamo per bene. E loro ci inviteranno a portare una ventata d'aria fresca. Il cambiare aria fa sempre un gran bene. Altro che. Beh, allora, sapete cosa vi dico? Mi avete convinta. Aria nuova e storie nuove, ma mi sa che avete già trovato qualcosa di bello, vero? Sì, certo, guarda, io ho trovato due ali per volare in alto, che mi piacerebbe tanto Dillo a avere. me se mi Io le piacerebbe. stagioni del vento, Beh, più aria di così. fantastico. E in questo libro l'aria porta via le parole. E guarda qua, adesso ti prendo e poi Il silenzio. domatore di foglie. E tutino trova il Amica vento. E Aria. poi E cosa me avete si lasciato? Il E mio va miglior bene, anche amico. francese. Va bene, Aspettate, aspettate. non buttiamo tutto all'aria perché non abbiamo così tanto tempo per prepararci e di storie non ce ne sono mai abbastanza. Quindi un bel respiro e riprendiamo a leggere. E chissà chi ci inviterà ad entrare. Ah.